Buongiorno, siamo con Antonella Celano, Presidente Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare, APMAR. Presidente, quali sono i principali bisogni insoddisfatti dei pazienti affetti da patologie reumatologiche? Buongiorno e grazie per questa domanda che mi dai in là per raccontare cosa oggi e ieri, forse oggi ancora più di ieri, di cosa i pazienti hanno bisogno. I bisogni insoddisfatti sono molteplici. Partiamo dalla necessità intanto di avere informazioni corrette, che molto spesso non riescono ad avere, perché arrivano in internet, arrivano su social, arrivano su mezzi che non sono propriamente adeguati a dare informazioni. E hanno il bisogno di arrivare ad una diagnosi precoce, e anche questo è molto complicato. E molto spesso ciò che è legato a questo ritardo nella diagnosi è soprattutto dovuto ad una scarsa attenzione verso i sintomi. In genere, la persona che avverte dei primi sintomi va dal medico e a volte il medico tende a minimizzare se la persona non riesce a ben spiegare quali sono questi sintomi, quanto il dolore possa essere forte, quanto la qualità della vita venga inficiata dalla presenza di questi sintomi. E quindi ovviamente c'è un ritardo, prima di tutto, da parte del paziente che sottovaluta, da parte del medico che tergiversa, del medico di medicina generale che tergiversa, finché poi finalmente non si arriva a fare questa richiesta di visita reumatologica. Ma le liste d'attesa, in questo caso sono, un altro grosso problema. E un altro problema è dovuto al fatto che spesso le persone, non riuscendo ad accedere con un servizio sanitario, quindi con una richiesta da parte del medico di base ad una visita specialistica, sono costrette a dover pagare una visita per avere una diagnosi, ma non tutti oggi possono permettersi di pagare una visita. E quindi i ritardi si accumulano, creando ovviamente poi problemi sul prosieguo della patologia. Gli outcome, se la patologia viene immediatamente diagnosticata e immediatamente curata, quindi cure appropriate e con una diagnosi precoce, permettono alla malattia di avere degli outcome diversi rispetto ad una patologia che non viene diagnosticata precocemente. E quindi ovviamente tutto questo andrà poi a ricadere sull'economia del nostro paese in termini di costi sanitari, di giornate di lavoro perse, di caregiver che perdono giornate di lavoro, eccetera. Quindi questi sono alcuni dei bisogni, ma gli altri bisogni sono quelli relativi alla comunicazione con il medico, avere un rapporto con il medico che permetta di parlare tranquillamente di tutti i problemi che la persona ha, perché curare una malattia non significa curare il sintomo, ma significa curare la persona nel suo insieme, perché la persona vive con una patologia e quindi le sfaccettature sono molteplici, perché la persona ha problemi perché magari vorrebbe avere una gravidanza, vorrebbe andare a sciare, vorrebbe fare una vita normale, ma a volte sorgono dei dubbi e spesso non ha a chi chiedere. Non ha la persona che possa dissipare questi dubbi. E quindi i bisogni sono veramente tanti. Quindi, giusto per sintetizzare, accesso precoce ad una diagnosi, accesso precoce alle cure, una presa in carico totale, quindi un processo di cura che sia centrale rispetto alla cura del paziente. Un sistema che applichi quelli che sono gli strumenti che oggi abbiamo. Noi abbiamo un piano della cronicità che però non è attuato in tutte le regioni e quindi anzi forse non è attuato in genere. E quindi ovviamente la multidisciplinarietà di cui tanto parliamo non viene applicata. Dei percorsi facilitati che permettono al paziente di avere anche un follow-up più facile. Quindi i bisogni sono veramente tanti. E devo dire che oggi sono triplicati rispetto a ieri, perché in periodo pandemico ovviamente abbiamo gli stessi problemi sicuramente, ma moltiplicati. Certo, a questo proposito, in seguito allo scoppio della pandemia, che tipo di criticità sono emerse nei percorsi assistenziali di questi pazienti?
Sono emerse molte criticità. Prima di tutto, ovviamente noi abbiamo già due fasi della pandemia, abbiamo avuto la prima e ora siamo in seconda fase. E noi ci aspettavamo che in seconda fase, visto l'esperienza pregressa, qualcosa sarebbe cambiato. Ma in effetti così non è, perché gli stessi problemi che abbiamo avuto durante la prima ondata pandemica, siamo ancora ad affrontarli oggi. Ci ritroviamo ad affrontarli oggi. Quindi abbiamo un problema importante relativo ai follow-up, relativo alle prime visite, relativo alle diagnosi, perché tutti i percorsi sono destinati ai pazienti Covid. I reparti sono stati convertiti, anche quelli di reumatologia sono stati convertiti in reparti Covid. I reumatologi sono stati chiamati nei reparti Covid. E quindi questo fa sì che le persone si trovino scoperte di reumatologo, scoperte spesso di terapia perché sono scoperte da un follow-up, non possono recarsi in ospedale, in un ambulatorio. E hanno serie difficoltà a raggiungere spesso il medico, che ovviamente è preso da tutt'altro. Siccome alla fine le patologie non vanno in vacanza, le nostre patologie sono croniche e quindi ce le abbiamo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno senza sosta. Ovviamente le persone risentono moltissimo di questa mancanza di attenzione, anche se io devo veramente sottolineare quanto i reumatologi siano stati attenti in questo periodo ai pazienti, nonostante le difficoltà, perché hanno trovato tutti i modi per poter continuare ad occuparsi dei pazienti anche se non potevano vederli de viso. Quindi non potevano visitarli, non potevano farli accedere ad un ambulatorio, però hanno trovato tutti i mezzi possibili, ancora prima che si iniziasse a parlare in maniera concreta di teleconsulto o telemedicina, hanno adoperato anche mezzi non convenzionali che però hanno permesso alla persona di sentire comunque la presenza del medico, nonostante l'impossibilità di sottoporsi ad una visita o ad un follow-up. Ok, ecco, voi come ACMAR, quali iniziative o azioni avete messo in campo per sensibilizzare su questi temi tutti gli attori coinvolti? Noi abbiamo iniziato intanto abbiamo messo a disposizione già dalla prima ondata tutti i mezzi che avevamo per poter dare supporto ai pazienti, supporto di qualunque tipo. Quindi abbiamo avuto richieste di tutti i generi. Abbiamo avuto anche richieste da persone che erano chiuse in casa, non potevano uscire e non avevano persone che potessero occuparsi di loro, non avevano caregiver. E quindi noi ci siamo occupati anche di questo, segnalandole anche ai comuni di residenza. Ma ci siamo anche occupati di quello che è stato e che è il bisogno di un supporto psicologico. Abbiamo attivato un servizio di supporto psicologico online attraverso una piattaforma fornitaci da una startup e così abbiamo dato la possibilità a cinque psicologi di prestare a favore dei pazienti la loro consulenza gratuitamente per i pazienti, per le persone che ne facevano richiesta e quindi però offerta dalla nostra associazione. Abbiamo messo a disposizione il nostro numero verde. Abbiamo cercato di facilitare l'accesso al farmaco perché nel momento in cui si è verificata la prima e la seconda ondata pandemica, abbiamo avuto persone che hanno avuto difficoltà a ritirare i farmaci e quindi abbiamo nel nostro piccolo, grazie ad un'associazione che ci ha offerto il proprio servizio, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con un'associazione di motociclisti, Angeli in Moto, che ha effettuato il servizio di home delivery per i pazienti, quindi recandosi nelle farmacie, ritirando i farmaci e portandoli a domicilio, sempre il tutto ovviamente sempre in maniera gratuita, sempre come azione di volontariato. E poi abbiamo iniziato ad occuparci di telemedicina, abbiamo iniziato ad occuparci di teleconsulto, ma per valutare quali potevano essere
i bisogni dei pazienti, abbiamo fatto una ricerca che abbiamo potuto anche scoprire, ma era giusto una conferma perché lo immaginavamo, che nei primi mesi di quest'anno abbiamo avuto il 40% in meno di diagnosi rispetto all'anno scorso. Quindi sono dati inquietanti da cui poi siamo ovviamente partiti per cercare di porre rimedio a tutto ciò che era scaturito. E è ovvio che oggi noi stiamo chiedendo ai nostri decisori di intervenire con dei percorsi appropriati, stiamo lavorando anche con altre associazioni proprio per facilitare la vita del paziente cronico, perché ci rendiamo conto che fortunatamente non è tutto Covid, ma sfortunatamente una patologia cronica, se non curata in maniera adeguata e in maniera tempestiva, può creare seri problemi alla qualità della vita della persona che ne è portatrice. Grazie Presidente, la saluto e le auguro un buon lavoro. Arrivederci. Grazie, grazie ancora.